in collaborazione con Fiat Auto Francia, a Torino da 50 anni accanto a voi. Automoto Racing è giunto ormai alla sua 11ª edizione qui nei padiglioni dell'Oval Lingotto. Una breve carrellata di immagini per una giornata bella piena, ricca di ospiti che andremo ad intervistare per voi. Quindi seguiteci perché siamo appena all'inizio di una giornata che si preannuncia davvero entusiasmante. Tanti gli stand che profumano di corse qui all'11ª edizione di Automoto Racing. Da sottolineare la presenza del team BRC Hyundai Motorsport, con piloti del calibro di Gabriele Tarquini e Norbert Michelisk. Siamo qui con Norbert Michelisk per chiedergli, per fargli le congratulazioni per il suo titolo mondiale in WTCC del 2019 e per chiedergli se è la sua prima volta a Torino e che cosa pensa di Torino e di questa splendida manifestazione. Hello Norbert, thank you for having us for a couple of minutes and we're very happy to be here to tell you congratulations on your 2019 World Cup and World Title. And is it your first time in Turin? Have you been at this beautiful spot before? What do you think about this show and would you be back in the future? To be honest, I have to say huge congrats because it's so nice that you say congrats, that we do this interview. I also, on the way inside the pavilion, many people said congrats, so it's a fantastic feeling. I mean, this welcome in Italy because it's the first time for me in Turin. I have to say I enjoy a lot the expo because you can see the passion in people's eyes. I was watching a bit the racing and the drifting going on outside. I just love these exhibitions because it's the same type of person than me who loves cars, who loves motorsport, who can spend 1 week in just watching small details on the car. So very happy to be here, to be honest. Ci ha confermato che è contentissimo di essere qui a Torino. Noi ovviamente ci siamo congratulati per il suo titolo mondiale. Era la sua prima volta a Torino, però può respirare la passione dei motori nell'aria e vedere le macchine che si sfidano all'esterno gli fa capire che come lui la passione per andare di traverso, per andare forte, è ben radicata soprattutto qui a Torino. Ringraziamo ancora Norbert Michelisk. Grazie. Thanks a lot, grazie mille. Ciao. Eccoci in compagnia di Gabriele Tarquini, colui che ha collezionato negli anni più di qualche campionato mondiale all'attivo. Diciamo un esordio lontano, sembra lontano con un Osella all'87, c'è qualcosa che ti lega ai team piemontesi, sembrerebbe. Dici la tua, raccontaci un po' questa tua storia con i team piemontesi, se vogliamo. Beh, ho iniziato, come giustamente hai ricordato tu, proprio nell'87, con Osella in Formula 1. Poi passando dall'Abarth, perché ho corso tantissimi anni con l'Alfa Romeo, ma era basata al vecchio Corso Marche di una volta. Poi ho fatto tantissimi successi anche con questa, l'ultima avventura con un team di Cherasco, BRC, quindi il Piemonte mi porta fortuna. E questa rassegna Automoto Racing, che cosa ne pensi? Non sarà la prima volta che passi da questi padiglioni? Nell'ottica futura la vedi crescere? Che cosa può portare al mondo delle competizioni? Ma gli appassionati arrivano e sono numerosi perché tutti gli anni ne vedo sempre di più e questo fa bene allo sport in generale, ma soprattutto all'automotive
nel senso globale. Sono tanti appassionati, lo vedo anche dalle facce che vecchi meccanici che, con i quali ho corso negli anni passati con l'Abarth e con l'Alfa Romeo. Vedo tanta passione, quindi... Una passione che non si esaurisce, quindi bene, c'è da ben sperare per il futuro. Grazie davvero a Gabriele Tarquini. Ciao! Sempre all'interno dell'Oval possiamo ammirare i più importanti preparatori affiancati dai maestri del tuning, con un occhio alle novità nel campo dell'abbigliamento sportivo. Rinnovata e ridisegnata la parte esterna di Automoto Racing 2020. Quest'anno, data la presenza di nomi di un certo calibro del panorama rallistico e non solo, il circuito appare decisamente insidioso e difficile. Questo ha reso, crediamo, ancora più avvincente la competizione. Ma parliamone ora con Paolo Andreucci. Paolo Andreucci, 11 volte campione italiano ed è qui che fa due chiacchiere con noi. Paolo, grazie mille per aver accettato di fare due chiacchiere. Come ti senti? Oggi avete fatto dei giri in pista, abbiamo visto delle evoluzioni fantastiche. Cosa ne pensi di questa manifestazione che ormai è giunta all'11ª edizione e cosa te ne pare della macchinina che ti hanno dato oggi sotto le mani? Ma tanto la macchina molto bene, chiaramente... insomma, negli anni gli R5 si sono evoluti, per cui hanno aumentato la prestazione, la facilità di guida. Sono macchine oggi che viaggiano intorno ai 300 cavalli e sono veramente molto guidabili e facili da portare, per cui sono gioielli. E la Citroën è andata molto bene. Abbiamo fatto fino all'anno scorso col modello 208 R5 e questa è una generazione nuova. Gloriosa 208 che ci ha fatto vincere praticamente... Lo sappiamo che sei affezionatissimo. Sì. No, per cui bella la manifestazione, è molto bella, appassionante, ha sia il retro che il racing, per cui è completa per gli appassionati, insomma fa piacere, perché come non dimenticarsi insomma delle macchine... storiche del rally che c'ha un po' tutti, insomma, ci hanno appassionato e appassionano anche i giovani di oggi. E poi c'è quest'area qua che dove Peletto ha fatto un'operazione di quelle bellissime con quattro macchine, per cui è stata una bella occasione per conoscere ancora meglio l'automoto retro, e credo che negli anni insomma è destinata a crescere. Sì. Perfetto, direi ha sommato perfettamente tutti gli aspetti che potete trovare tutti gli anni qui ad Automoto Retro ed Automoto Racing. Grazie Paolo. Ciao, grazie a voi. Da non dimenticare la presenza del team Delta One, che quest'anno ha celebrato i 15 anni del club. Da contorno alle gare più attese di questa 11ª edizione di Automoto Racing, il pubblico ha potuto ammirare le evoluzioni di auto che hanno fatto la storia del rally, come le Lancia Delta, alcuni VRC, la sempre spettacolare presenza di Rosati con la sua Ape e i campioni del drifting. Ai nostri microfoni il campione italiano Alberto Cona. In compagnia di Alberto Cona, campione italiano di drifting, anche lui... partecipa a Automoto Racing. Che piacere averti conosciuto, Alberto. Grazie davvero per avere un secondo anche per noi. Beh, grazie a voi, perché essere qua per me è un onore. A dire la verità non mi aspettavo tutto queste persone, questo pubblico, e sono molto soddisfatto di questo. Infatti sono stragasato e ogni volta che entro c'è tutta la gente attorno che ti guarda. Per me è un'emozione fortissima.
qui sicuramente non è il drift che facciamo nelle gare, però comunque per il pubblico, che siamo molto vicini, molto a contatto con il pubblico, a me questa cosa piace moltissimo, insomma. Difatti la reazione del pubblico quando Alberto girava, vi posso assicurare che erano tutti davvero entusiasti. Alberto, se io posso farti una domanda, mi verrebbe da chiederti come hai cominciato, che cos'è che ti ha avvicinato al drifting, e se qualcuno magari in famiglia è appassionato, ha corso con le macchine, come ti è venuta questa disciplina? Sì, allora mio papà mi ha messo sui kart quando ero grande così, quindi avevo 3 anni, mi ha modificato il kart, mi ha messo le pedaline subito dopo il sedile, quindi lì è stato il mio primo, dopo ho fatto un paio d'anni che ho preso anche paura, non volevo più saperne, però poi ho ricominciato a correre con i kart, e poi quando ho preso la patente così leggevo i giornali di macchine, così vedevo, sono venuto a conoscenza di questo mondo del drift, e da lì poi vi dico solo che ho cominciato, l'unica modifica che riuscivo a permettermi di fare su un 320S che avevo degli anni 90, nel 2008 ho fatto scotch americano sul freno a mano, il bottoncino schiacciato e via, e così ho vinto il mio primo campionato nella street, e dopo da lì è stato tutto sempre in salita, insomma. Adesso corro con un M3 turbo da 840 cavalli, cambio sequenziale, facciamo velocità molte più alte, è tutto un altro mondo, però mi piace sempre ricordare l'inizio quando avevo questa macchina completamente originale, zero assetto, che andavo via così, ero in condizioni proprio però. Simpaticissimo questo aneddoto che Alberto ci ha raccontato, e che cosa vedi in questa manifestazione? Pensi che sia un ottimo modo per il pubblico di avvicinarsi ai piloti, e cosa ti aspetti? Ti aspetti di essere qui ancora in futuro? Beh, mi piacerebbe sicuramente sì essere qua a tutti i prossimi le prossime edizioni. E, beh, cosa c'è da dire? Qui basta farsi un giro e guardare quanta gente c'è, e capisci subito che è una gran manifestazione, organizzata molto bene sia all'esterno con il rally, il drift e tutti gli spettacoli esterni, e anche all'interno. Sono andato a farmi un giro ieri, stamattina, perché di solito non ho mai tempo di farmi il giro in fiere, a volte faccio delle fiere che non entro neanche negli stand, e invece qua non sono potuto non entrare, infatti merita molto. Bene, contentissimi che ti sia piaciuto Automoto Retro e Automoto Racing, ti ringraziamo e speriamo di vederti alla prossima edizione. Ciao Alberto. A presto, ciao. Che occasione all'Autofrancia. Carissimi amici, benvenuti all'Autofrancia. Vi ricordo l'indirizzo Corso Francia 341 a Torino. Prestate molta attenzione perché abbiamo un'offerta esclusiva veramente da non perdere, perché abbiamo messo 10 Fiat Tipo 1.6 turbo diesel 120 cavalli Station Wagon, la versione lounge, quindi siamo al top della Tipo, il tablet a 7 pollici, climatizzatore automatico, retrocamera, aziendali, quindi pari al nuovo, un prezzo veramente imbattibile. Solo 11.900 euro, volendo finanziamento in anticipo zero, rate che partono da 189 euro mensili. Vi ricordo l'indirizzo Corso Francia 341 a Torino. Vi aspettiamo! Siamo riusciti a parlare non solo con il campione italiano, ma è presente a questa edizione anche la simpaticissima Carolina Pilarczyk, 2 volte European Queen of Drift e attualmente l'unica donna a figurare nel Formula Drift a livello mondiale. È la prima e unica al momento donna a competere nella Formula Drifting a livello mondiale, quindi la salutiamo. Ovviamente lei è polacca, quindi non parla italiano, le faremo qualche domanda direttamente per voi. Hello Carolina, thank you for spending some time with us today. It looks like you're having a lot of fun. Yes, I do. I am for the first time here and I love it. The people, the atmosphere, you know, everything what is happening here, I love it so much and I'm really excited that I am here. È la prima volta che è qui a Torino, ma si sta divertendo tantissimo e questa possibilità le sta dando modo di vedere il pubblico di appassionati che veramente popolano questa manifestazione. I have only one question for you. It's like, what is that brought you to choosing between dolls and cars? Like, usually, you know, it's not that common to see a woman doing this performance with a very powerful car. What in your life made you decide, yes, that's what I want to do, that's what I'm doing? Come on, cars are more exciting than dolls. Maybe for men, sometimes dolls are exciting. But the funniest thing is that I don't have any motorsport background. So my father, my parents, I don't know, fiancé or anything, anybody like this. Nobody convinced me for doing it. It was like, you know, I did my driving license. I went to improve my driving skills to a driving academy. And on a slip path, when I was controlling this light, it was like, oh my God, this is what I want to do. So I'm laughing that it was a love from the first slide. Grazie.
Ti abbiamo chiesto che cos'è che l'ha fatta scegliere tra giocare con le bambole e avvicinarsi al mondo dell'automobile. Lei ci ha risposto che dopo che nessuno nella sua famiglia ha mai partecipato a competizioni, ma dopo un breve corso di guida si è ritrovata a fare, diciamo, un traverso con la macchina e si è accorta che quella sensazione era veramente una sensazione che lei voleva provare e riprovare. Quindi è questo che l'ha portata a essere due volte Queens of Europe, campionessa europea e comunque l'unica donna a livello mondiale nella Formula Drifting al giorno d'oggi. Ringraziamo Carolina per la sua disponibilità e le auguriamo tanta fortuna per il futuro. A lot of good luck for your future in this sport and thank you very much for having us. Thank you very much and big kiss for all the audience and people who are watching this interview because the people are amazing and thank you for all the support. Thank you so much. Grazie a tutti per il supporto, ribadisce, e noi continuiamo con il nostro servizio. Imponente la presenza del team Peletto che con i suoi colori come ogni anno delizia il folto pubblico presente con evoluzioni spettacolari, piloti di calibro nazionale e internazionale. Stefano Peletto, presenza ormai più che consolidata ad Automoto Racing, anche quest'anno ci hai deliziato con fantastiche evoluzioni e ti ringraziamo per gli ospiti di eccezione che ci hai portato. Soddisfatto di questa manifestazione che è ormai giunta all'11ª edizione? Vabbè, intanto grazie a tutti e grazie dell'intervista che mi fate. Per me è stato un modo veramente di orgoglio stare qua questi tre giorni di nuovo, fantastici, perché abbiamo spinto per farla crescere e tutti insieme ci siamo riusciti. Ieri sono usciti anche dei comunicati ANSA che parlavano molto chiaro del record che abbiamo battuto in 4 anni e questo non è per vantarsi, ma vuol dire che abbiamo lavorato veramente bene. Gli ospiti che abbiamo importato non è grazie a me, ma è grazie a loro che possiamo dire che sono venuti qua. Io ho fatto semplicemente un invito e loro hanno saputo apprezzare questo invito e mi hanno ringraziato di essere stati qua insieme a noi, perché è una cosa che si vede ormai raramente, non solo in Italia ma penso nel mondo. Noi il motorsport per noi è stato un modo per raggiungere il successo anche lavorativamente e poi tanto è vero che abbiamo aggiunto questa beneficenza per dare più credibilità a quello che facciamo, che non lo facciamo per motivo di lucro, ma per la pura passione e voglia di vincere. Non mi voglio dilungare troppo perché so che tutti ti vogliono e devi parlare un po' con tutti. Novità per questo 2020, Team Peletto? Vabbè, la Peletto Racing Team è la prima novità, l'ha già fatta più o meno assaggiare, perché è quella di vedere Paolo su una macchina che ormai non ci speravamo più nessuno, tantomeno io che ho combattuto fino a mercoledì con la Peugeot, però grazie a loro che è potuto salire sulla Citroen del gruppo PSA. Quindi per noi quest'anno inizia una nuova avventura per me, per Paolo, e sono contento di farla insieme per la prima volta, e grazie anche a Anna Andreussi che è una mia grande fans. E allora ne vedrete delle belle comunque, tutto non possiamo dirvi perché ovviamente sono delle cose ufficiali e saranno loro a fare la presentazione insieme a noi, e ne vedrete delle belle e emozionanti novità. Di sicuro ci ha messo curiosità, ringraziamo Stefano Peletto e continuiamo con le nostre immagini. Accesissimo il confronto tra i piloti blasonati che ha avuto luogo nell'area esterna di Automoto Racing. In una pista molto stretta e tecnica con numerose insidie, a prendere il via sono stati Paolo Andreucci, Andrea Mabellini, Damiano De Tomaso, Luca Cantamessa, Alessandro Perico, Mathieu Franceschi, Davide Riccio e Stefano Peletto. Per quanto riguarda il trofeo Lady, sono 6 le concorrenti che hanno preso il via. Stiamo parlando di Sara Micheletti, Patrizia Perosino, Monica Caramellino, Silvia Franchini, Martina Iacampo e Silvia Rocchi. Quest'ultima la vincitrice del trofeo. Partite Martina Iacampo, Silvia Rocchi alla contesa per questo gran finale del titolo del trofeo Lady 2020 di Automoto Racing. Che vinca la migliore! Martina Iacampo, una leggera situazione in questa curva che non ha mai di Cerino troppo bene per l'intero weekend. Silvia Rocchi, la vincitrice del trofeo Lady di Automoto Racing 2020. Silvia, complimenti, ma che gara perfetta che hai fatto. A caldo, dici qualcosa, come ti senti?
Ma emozionatissima, perché 3 anni che non salgo al volante, per me arrivare qui e trovare tutte le mie avversarie, nonché comunque colleghe, perché comunque io diciamo che navigo più che guido, è stata un'emozione. Non me l'aspettavo, ecco, è stato sempre un crescendo e devo ringraziare appunto il team Bianchi, nonché il mio fidanzato, la sua famiglia e i miei sponsor per essere stata qui, perché mi hanno dato questa occasione, più che così non potevo chiedere. Noi ti ringraziamo e ti facciamo ancora tanti complimenti per essere entrata nell'albo d'oro di questa magnifica manifestazione. Grazie. Grazie a voi, ciao. Durante la finale della grande sfida è Damiano De Tomaso a spuntarla su Andrea Mabellini in un confronto mozzafiato. Damiano è una giovane promessa del nostro rallismo e a quanto pare ovunque va sbanca tutto, quindi vogliamo solo chiedergli se si è divertito, che cosa ne pensa di questa manifestazione. Congratulazioni Damiano! Grazie mille, una manifestazione, non ero mai venuto qua, ma è veramente stata bellissima, veramente bellissima, perché è un momento per sfidarsi tutti insieme. C'è stata una lotta serratissima con Mabellini adesso alla finale, perciò è stato veramente bello e anche molto stimolante, perciò grazie al team D'Ambra che mi ha dato questa opportunità, ho passato veramente 2 giornate bellissime. Ed è stato bellissimo guardarti girare, congratulazioni ancora, ringraziamo Damiano. Grazie mille a voi. Sentiamo ora le impressioni dei due artefici di questa splendida manifestazione. Stiamo parlando di Augusto Franco e Alberto Gianoglio. Augusto Franco e Alberto Gianoglio, il cuore di questa manifestazione, un commento caldo ora che le gare sono finite, la grande sfida e il trofeo Lady si sono conclusi con un grandissimo successo anche quest'anno, un commento caldo, magari cominciamo con Augusto. Siamo veramente felici perché avevamo questo progetto, io e Alberto 4-5 anni fa abbiamo iniziato a parlarne, onestamente ci credevamo, ci speravamo. Fortunatamente ci siamo riusciti, siamo contenti, abbiamo portato i big dell'italiano a correre a Torino, è rimasta secondo noi una delle poche manifestazioni indoor che ci sono, abbiamo avuto un'affluenza di pubblico pazzesca, fortunatamente per 4 giorni abbiamo costantemente avuto tantissimo pubblico. La gara è andata bene, i piloti secondo noi si sono divertiti e sono contenti. Abbiamo l'intenzione di fare crescere veramente questa manifestazione. Il lavoro è duro, non dobbiamo smettere, ci aspetta tanto tanto da fare, ma per ora siamo veramente soddisfatti. Grazie Augusto e parliamo anche con Alberto, ringraziamolo che siamo già giunti all'11ª edizione di questo Automoto Racing. Che cosa prevedi per il futuro? Sei felice di tutto quello che siete riusciti a costruire? Ma guarda, grazie intanto di essere qua con noi, come diceva Augusto siamo veramente contenti, anche se è un lavoro estremamente faticoso sia mentalmente sia fisicamente, però come diceva Augusto i risultati con l'impegno si riescono a raggiungere, bisogna lavorare ancora di più per riuscire ad alzare ancora l'asticella, anche se quest'anno abbiamo raggiunto veramente un livello molto molto buono, ma vogliamo raggiungere un livello ancora più alto. Automoto Racing nella parte interna ha confermato le aspettative, per cui ripartiamo per lavorare appena ci riprendiamo. Benissimo, un grazie di cuore da noi, da tutti i nostri ascoltatori e chiudiamo qui l'11ª edizione di Automoto Racing e a presto e ci vediamo con tutte le novità del 2020. Si conclude qui la puntata di Motors Week dedicata ad Automoto Racing. Appuntamento la prossima settimana per lo speciale dedicato ad Automoto Retro. Che occasione all'Auto Francia. Carissimi amici, benvenuti all'Auto Francia. Vi ricordo l'indirizzo Corso Francia 341 a Torino. Prestate molta attenzione perché abbiamo un'offerta esclusiva veramente da non perdere, perché abbiamo messo 10 Fiat Tipo 1.6 turbo diesel 120 cavalli Station Wagon, la versione lounge, quindi siamo al top della Tipo, il tablet a 7 pollici, climatizzatore automatico, retrocamera, aziendali, quindi pari al nuovo, un prezzo veramente imbattibile. Solo 11.900 euro, volendo finanziamento in anticipo zero, rate che partono da 189 euro mensili. Vi ricordo l'indirizzo Corso Francia 341 a Torino. Vi aspettiamo!
in collaborazione con Fiat Auto Francia, a Torino da 50 anni accanto a voi.